La Regina è prima per squalifica di Lanzaro e Cozza, Brienza è invece infortunato. Subito in evidenza Di Gennaro, conclusione violenta ma non precisa. Problemi di formazione anche nel Palermo, fuori Bresciano e Nocerino, rientra però Liverani. All'undicesimo Miccoli da lontano, calcia fuori. Poco dopo c'è la punizione di Bovo. Brivido per Campagnolo che si protegge in angolo. Su un retropassaggio di Santos, e siamo alla mezz'ora, Campagnolo accusa un problema muscolare all'adduttore destro. Questo il rinvio, il portiere è costretto a chiedere il cambio, gli subentra Puggioni. Minuto 29, Liverani da fermo mette in aria, Simplicio si inserisce, la palla va però sul fondo, possiamo riapprezzare. Più ordinati gli ospiti, i calabresi si limitano a contenere. Liverani per Cavani, colpo di testa che di fatto chiude il tempo. La sintesi, curata da Fabio Ciafaloni, ci conduce in avvio di ripresa e al diagonale imperfetto di Barilla. Ecco. La Regina è meno timida, gioco velocizzato. Alla settima, l'intesa tra Costa e Barreto consente allo stesso Costa di finalizzare, ma Amelia è efficace e neutralizza con qualche affare. Gara dalle pochissime emozioni, si va avanti solo con iniziative personali, spesso anche velleitaria come questa di Di Gennaro, accade al 20°. Poco prima della mezz'ora si propone nuovamente la squadra di Orlando, Di Gennaro. L'assist è per Barreto al limite, esprime forza ma la mira è comunque errata. La Regina ha più convinzione e i cambi la tonificano. Il finale è intenso, caos in area rosanero, Di Gennaro ci prova, decisivo il riflesso di Amelia che si salva così. 39°, non si regge il nuovo entrato Alfredson, costruzione un po' casuale, tiro, nuova replica di Amelia, questa volta a terra. Il Palermo si accorge però che gli si offrono ampi spazi, l'ultima azione è griffata da Cavani. L'attaccante si libera di Valdés e anche di Cirillo, ma spreca tutto esaltando l'uscita di Puggioni. Poi più nulla, lo 0-0 è inevitabile. Dunque